Si tratta di una manifestazione con la quale si intende mettere in mostra un avvenimento drammatico del nostro paese, un tempo contea. L'assedio da parte dei turchi avvenuto nel 1537 ad opera dell'ammiraglio Barbarossa. Si tratta di un evento molto drammatico e molto suggestivo per il nostro paese. In quest'anno, ampiamente rivisitato, avrà una chiave teatrale e nasconderà tanti altri colpi di scena. A presentare questa sesta edizione sarà il nostro amico, giornalista sportivo di Italia 1 e ormai nostro concittadino, signore e signori, Mino Taveri. Grazie, buonasera a tutti. Fate la pausa, Agnese, emozionatissima, dai! Buonasera a tutti, come state? Bene, vedo la piazzetta bellissima. Agnese giustamente ha detto già vostro concittadino, perché è di Castro perlomeno, comunque delle vicinanze, perché insomma io ormai mi sento veramente del posto, ormai ci vengo da anni, ho preso anche una casa qua, quindi mi sono stato accolto veramente come... Grazie, sono stato accolto veramente... da persone squisite. Poi io sono originario comunque pugliese, nonostante adesso la professione mi ha portato a Milano, ma insomma dell'affetto, dell'amicizia dei pugliesi non avevo dubbi. Poi più si va giù in Puglia si diventa sempre più affettuosi e amici di tutti. Allora ho accettato con molto piacere l'invito di stare qui con voi stasera, perché questa è veramente una bella iniziativa. Lei si diceva, siamo al sesto anno, in cinque anni precedenti con la Prologo, con Antonio Capralo, con Rizzo, c'era stata la Dama nell'altra piazzetta. Quest'anno c'è uno spettacolo teatrale, ma non so se vi siete già accorti un attimo della scenografia. Pensate che, e qui vuole veramente l'applauso di tutti voi, tutto questo è stato messo in piedi da ragazzi non professionisti, solamente con la forza della volontà. Perché guardate che stiamo parlando di una rappresentazione veramente di grandissimo livello. E racconta, dice Agnese, questa leggenda, che non sappiamo se è vera, se è leggenda, meno di 500 anni fa, i turchi, siccome Castra era così bella, come ho fatto io, hanno invaso questo paese, sono arrivati con le navi, hanno attaccato il castello, e allora c'è la leggenda di questi turchi che hanno assalito Castro con i castrensi che si difendevano. Questa sera, Gattinara Barbarossa arriverà qui, rapirà peraltro la figlia del conte Gattinara, che è il conte della contea di Castro, e ci sarà poi il tentativo di strappare la figlia a Barbarossa, come? Visto che era una dama, con una partita a dama. Questa è la storia, la leggenda di Castro. Tra l'altro adesso abbiamo per voi veramente in anteprima una chicca veramente eccezionale, ve ne parlo fra poco. Che succede? C'è un archeologo che è venuto in questa zona a scoprire queste terre, trova un pugnale, poi incontra un suo amico che è un militare di Cenza. Gli dice: guarda, ho trovato un pugnale, questo pugnale risale proprio a questa storia del 1537, quindi poco meno di 500 anni fa. Questo pugnale è trovato e gli racconta questa leggenda. È una storia bellissima, una scenografia bellissima, i ragazzi di dietro sono tutti emozionati, però veramente hanno fatto uno sforzo che io so tutto l'inverno a provare, a riprovare, poi adesso saranno davanti a voi, quindi mi raccomando a come dovrete accoglierli tutti quanti. La chicca, c'è un film in costruzione, il film è stato già girato, del regista indipendente Giuseppe Fersini, è stato già girato, in fase di montaggio, un film bellissimo. Stasera vedremo il trailer, per voi che non lo sanno, è l'anticipazione, noi provini che fanno vedere spesso in televisione o al cinema prima di altri film, dove si racconta in pochi minuti quello che è questo film. Questo trailer partecipa a un festival internazionale dei trailer e è stato catalogato tra i 20 migliori trailer a livello europeo, e chi ha visto questo film in anteprima, o almeno il girato di questo film in anteprima, ha parlato veramente di una produzione sorprendente. Vi dico solamente questo aggettivo. Il regista Fersini l'ha fatto perché aveva fatto una promessa a una donna del posto. Non so, io non so altro, sinceramente, ho letto la storia e ho voluto girare questo film. Se i nostri tecnici, ai quali io vorrei che voi rivolgessi un applauso perché hanno messo in piedi tutto questo, lo facciamo subito per non rischiare di dimenticarci, perché ve lo assicuro, lo dico per esperienza, non è facile mettere in piedi una cosa simile. Se sono pronti, vediamo in anteprima per voi, solo per voi, questo trailer. Thank you.
ci ritroveremo davanti alla mela rossa. Nella tradizione turca, la mela rossa simboleggiava un obiettivo di espansione. Castro, nel maggio del 1537, entra nelle mire espansionistiche del sultano Suleimano e da quel momento diventa per i turchi la loro mela rossa. Questa storia è più che una leggenda. Io lo so. Gino, ero andato perché ho perso una una prolunga della una cosa bianca, per più di 4 secoli la storia non venne raccontata e alcune cose che non avrebbero dovuto essere dimenticate andarono perdute. Così la storia divenne leggenda e la leggenda si trasformò in un mito di celluloide. Qui noi combatteremo! Qui noi combatteremo! Qui noi uniremo! Più di 1000 attori non professionisti, centinaia di costumi, un'incredibile colonna sonora, le più belle location del Salento medievale, nell'emozionante film di Giuseppe Fersino, La leggenda di Castro. Durante il giorno teatro di questa leggenda di Castro. Va bene, adesso abbiamo parlato troppo, adesso mi raccomando, fate sentire il vostro calore in silenzio, e come facciamo? Perché gli attori hanno bisogno del silenzio, del vostro silenzio, ma allo stesso modo deve essere un silenzio d'affetto per loro. Sono tutti ragazzi non professionisti, mi raccomando, sosteniamoli e andiamo a vederci La Dama del Mare 2013. Buon divertimento! Progetto dell'università che riguarda degli scavi proprio qui a Castro. Sai, lasciando le mura intorno al castello, abbiamo fatto un ritrovamento davvero sensazionale, in realtà. Non pensavo che qui a Castro si potessero ancora trovare delle pietre arcologiche così interessanti. Di che si tratta? Beh, guarda, vi ho detto, molto importante, che stiamo studiando appunto con la mia università. Guarda, si tratta di un bellissimo pugnale, fatto d'oro e d'avorio, che si è conservato molto bene nel tempo. E pensa un po', che sul manico di questo pugnale è inciso lo stemma dei Gattinara. Gattinara, se non sbaglio, Castro 600? No, nel 500. Sai, a questo pugnale è anche legata l'antica leggenda. Ah, la leggenda, non la conosco. Guarda, se non va di fretta posso anche raccontartela volentieri. Oh, con molto piacere, mi interessano molto queste storie. Era saggio, aveva a cuore la sorte dei tuoi sudditi, proprio come se fossero i tuoi figli. Tutto il popolo era fiero di avere un signore così buono e così generoso. Questa pace però non era destinata a durare a lungo.
nell'estate del 1537, un condottiero ardito e crudele, spinto dalla sua sete di conquista, varcò sulle nostre terre insieme alla sua sanguinaria armata. Era il terribile Ariadeno Barbarossa. Invase sia la nostra città che i borghi vicini, seminando ovunque morte e distruzione. In una notte buia assediò anche le maestose mura del nostro castello, mentre il conte Gattinara, a capo del suo esercito, si batte strenuamente per difendere la roccaforte. Un'altra vincita batte quella nobile famiglia, che offrò ancora di più il cuore del povero conte. La sua primogenita, la figlia tanto amata, quella notte venne rapita dall'invasore. Infatti Barbarossa voleva fare una sua schiava, ma alla fine non so sapete, no?
stare nascosto dentro il vostro castello. Fatevi vedere, il coraggio è proprio degli uomini forti. Fatevi avanti, solo così potrò credere alla vostra fierezza. Tacete per mio uomo, avete invaso il mio mare e distrutto le terre e le case. I miei uomini hanno costruito col sudore della fronte durante tutti questi anni. Avete rapito i loro figli facendone degli schiavi. Miserabile uomo, avete preso con l'inganno anche la mia preziosa creatura. Il buio della paura è calato su questa contea. Il spavento della morte ha coperto le nostre genti. Non più il canto suave degli uccelli accompagna il nostro intorno, ma si ode solo il bracchiare inquietante dei corvi! Ravvisano le vostre parole. Io vi chiedo, in nome di Dio, che nessuna goccia di sangue vada in questa terra, che nessun uomo tolga la vita a un altro uomo e che domani nessun soldato possa essere privato dell'abbraccio del proprio figlio e della sua mamma. Ecco, qui dinanzi a voi una scacchiera. Sarà una partita d'arte preparare le sorti di questa contea. Non la violenza, ma l'intelligenza e l'astuzia dovranno accompagnarmi in questa sfida. Padre, in me arde la speranza di potervi riabbracciare già domani. Angelo mio, mi sangra il cuore nel vederti prigioniera. Rivolgi a me il tuo sguardo, in modo che io possa trarne forza per affrontare quest'ardua sfida. Presto tornerai a casa, insieme a tutti coloro che sono stati rapiti da questi barbari. Te lo prometto. Quanto coraggio dimostrate, protetto dal vostro esercito! Scendete in campo, sguardando la spada! Solo così potrò credere alle vostre parole. Ammiraglio Barbarossa, Castro è il nome di questa città, come Castrone è il nome della vostra. Il cielo voglia che il medesimo nome resti il tuo ricordo degli effetti più cari e preferiate, signori concordi, evitare questo ulteriore e inutile spargimento di sangue. Io vi supplico e vi propongo di sciogliere il nodo di questo assedio mediante una partita al nobile gioco della dama. Una partita al dama? E sia, farò più grande il nome del mio sovrano Solimano. La mia vittoria decreterà la vostra sconfitta. E la vostra amata figlia e il castello che ancora vi ostinate a proteggere saranno miei. E su quel trono che ora è il vostro, io siederò per il resto degli anni. Giammai, non avrete mai tutto questo. La provvidenza sarà dalla mia parte. La mia famiglia e la mia gente saranno protette dal mio valorosissimo esercito. Batteremo strenuamente per riportare la pace in questa contea e vi scacceremo al di là del mare da dove siete venuti. Io vi maledico dal profondo del cuore e spero che le fiamme dell'inferno brucino le vostre carni. Il momento
le figlie tra il primo attacco per avere corona per il conte, che la fortuna sia in questa notte. Artibugio, no. Dalla casa 23 alla casa 19. Conte Levatoio,
alla casa 32, alla casa 28. Scudo, dalla casa 12 alla casa 15. Archibugio, dalla casa 19 alla casa 12. Lo scudo cerca di difendersi, ma nulla può fare contro i colpi offerti dall'archibugio. Arco, dalla casa 8 alla casa 15. L'archibugio improvvisamente si blocca e l'astuto arco lo cattura. Cavaliere, dalla casa 23 alla casa 20. Dalla casa 18 alla casa 22. Sole d'Occidente, dalla casa 26 alla casa 12. Il sole d'Occidente con la sua luce appare il campo nemico e col suo fuoco rovente brucia in un sol colpo onda e arco. Giannizzero, dalla casa 7 alla casa 32. L'abilissimo Giannizzero, a causa delle gravi perdite subite, in preda all'ira si scaglia contro l'esercito nemico, sbaragliando in un sol colpo, sole d'Occidente, cavaliere, ponte e fatale. Thank you.
7, alla casa 22. Giannizzero, dalla casa 19 alla casa 23. Castello, dalla casa 26 alla casa 21. Giannizzero, dalla casa 23 alla casa 27. Spada, dalla casa 22 alla casa 19. Galea, dalla casa 6 alla casa 11. Castello, dalla casa 21 alla casa 18. Giannizzero, dalla casa 27 alla casa 23. Castello, alla casa 18. Giannizzero, dalla casa 23 alla casa 14. Il duello tra Giannizzero e Spada si fa sempre più cruento, ma la Spada viene sopraffatta e cade. Castello, dalla casa 13 alla casa 6. La scimitarra cerca di scagliarsi contro le invalicabili mura del castello, ma si frantuma in mille pezzi. Mezzaluna, dalla casa 3 alla casa 10. Il castello, ignaro del suo destino, abbassa per un attimo le difese. La mezzaluna ne approfitta e lo conquista. Corona, dalla casa 16 alla casa 12. Galea, dalla casa 11 alla casa 15. Dalla casa 31 alla casa 28. Cavallo, dalla casa 5 alla casa 9. Palestra, dalla casa 28 alla casa 23. Dalla casa 9 alla casa 13. Dalla barca, dalla casa 30, alla casa 27. Cavallo, dalla casa 13 alla casa 18. Corona, dalla casa 12 alla casa 8. Cavallo,
Cicero, dalla casa 14 alla casa 19. Fermo, dalla casa 17 alla casa 13. Giannizzero, dalla casa 19 alla casa 28. Il Giannizzero prosegue la sua battaglia e conquista la palestra. Remo, 13, dalla casa 13. La casa 16. L'elmo, distraggiandosi tra i nemici, carica, sconfiggendo la mezzaluna, ma non si rende conto che con tale gesto ha decretato la sua fine. Lancia, dalla casa 2 alla casa 11. L'elmo viene preso alle spalle dalla lancia, che lo elimina. Alabarda, dalla casa 27, dalla casa 22. Nobile Gattinara, con quest'ultima mossa io ti schiaccio e vinco. Preparati alla tua fine. Cavallo Berbero, dalla casa 18 alla casa 27. Vedervi perdere è cosa a voi più cara.
la vostra amata figlia, il vostro castello e tutti i suoi possedimenti mi rende un piacere immenso. Sapete, la vostra amata figlia sarà la mia nuova moglie. Non abbandonerò mai la mia gente e la mia amata figlia. Per lunghi anni la mia famiglia ha governato e protetto queste terre e io ho il dovere di tenere alto il suo nome. Prendete la vostra civiltà e battetevi. Angelo mio, perdonami. Ti avevo promesso che non avrei mai bagnato questa terra col sangue della nostra gente. Padre, fermatevi! Imbecilli! Vi siete lasciati scappare l'alleanza! Vi siete sfidati realmente, in quella nome. Avete fatto tutto il possibile per mettere la nostra gente. Siete fieri di voi e di tutto quello che avete fatto in questi lunghi anni, guidato dalla saggezza e dal grande coraggio. Basta con queste smancerie! Voi andate a riprenderla! Addio, padre mio. Perdonatemi. Addio Luna, addio Sole, voi che avete accompagnato la mia vita fino ad ora. Addio terra mia, con me, porterò il tuo profumo. No! No! No, Dio mio! Ecco, questo è il risultato della vostra smania di conquista. Ammiraglio, fate ciò che volete di questa contea, è vostra. Ma vi prego, che trattiate il mio popolo come se fosse il vostro. La mia gente è povera, ma il cuore è generoso. Vi supplico di esaudirmi in quest'ultima volontà. Taci! Dopo quello che ha fatto vostra figlia, con il fuoco prenderò queste terre. E la storia parlerà di me. Io sarò la storia. Il mio nome sarà ricordato, mentre il vostro sarà cenere e cadrà nell'oblio. Incendiate il castello!
bellissima, è stata fatta da ragazzi assolutamente non professionisti, di loro volontà. Io so quanto hanno lavorato durante l'inverno, so quanto hanno sofferto da dietro, queste cose non sono facili da mettere in piedi. Allora io voglio il vostro applauso veramente caloroso per loro. Un ringraziamento a tutte le comparse, agli eserciti che vengono anche nel film, la leggenda di Castro. Voglio chiamare qui chi ha ideato, chi ha scritto, chi ha diretto tutto ciò, ovvero Cristina Lazzari e Gabriella De Santis. Vai! Cristina, Gabriella, venite qua! Cristina, Gabriella, venite! Se non fate sentire non vengo, forse dai, sono molto emozionati, venite qui! Eccole qua, aiutate da Gigi Persini, da Salvatore Canaro, Antonio Persini, Federico, eccole qua, vedete qua, cosa c'è? Qua, fatemi vedere da tutti. Loro hanno scritto, hanno curato la regia, hanno curato tutto quanto. Poi, facciamo un applauso complessivo mentre io ve li presento, ovvero Franco e Luigi Cirioro, l'archeologo. Venite qui, se siete in giro, Franco, Luigi, Giuseppe Stefano, il Conte, dove è il Conte? Ecco, eccolo qui, il Conte, il nostro Luigi Persini, la figlia Marta Persini. Ecco il castello che brucia, ecco il castello che brucia, eccolo qua il castello che brucia, il castello di Castro, conquistata da tutti. C'è Marta Persini, la figlia, poi l'ammiraglio, ecco, Barbarossa. Guardi cosa ha combinato, guardi cosa non è il nostro castello. Non si vergogna, per niente. D'altronde, la Barbarossa non può vergognarsi. Antonio Coluccia, poi abbiamo detto di tutte le nostre comparse, la selezione musicale di Alessandra Persini. Dai, accompagniamo tutti questi qua con un vostro applauso. Perché... ringraziamo Luigi Alvio, Master Studio, le scenografie, sono Lega, Salvatore Canaro, Benita Canaro, Maria Toscana, Gabriella De Santis, Cristina Lazzari, Luigi Lazzari, la nave, avete visto da Cilievo? Quella nave, fantastica, dei maestri italiani, anche Lorenzo Cameo, la Durmea, la scogliera, vedete una scogliera, cosa c'è qui? Qui prende come il castello. Raffaele Capari, costumi, l'associazione Castro Medievale, Chiara Lazzari, Tizia Panico, Rosanna Sarto, Alejandra De Santis, lo spettacolo pubblico della tutta bene di Scorrano. Ringraziamo la cooperativa Castrense, Rizzo Multimedia, l'associazione Castro Medievale, la Guardia di Tommaso Cirioro. Il castello brucia, ma tanto brucia per finta, quindi grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. La Dama del Mare, un pugnale ritrovato, grazie a tutti, buona serata e buona estate a tutti, ciao!